Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, nell'omelia della Santa Messa del 25 dicembre 2020, contestualizzando il Natale nella situazione storica segnata dalla pandemia, ha detto che appare quasi la sconfitta di Dio, ma è la sconfitta del chicco di grano che cade a terra, marcisce e muore per rinascere glorioso e diventare spiga. Dio si è consegnato dal Natale nelle nostre mani, si è consegnato nelle mani purissime di Maria, ma poi anche si consegnerà in quelle di Giuda e dei suoi carnefici. Il Natale ha già in sé, in quella grotta di Betlemme, in quella piccola luce, ha già in sé anche l'ombra che si allunga della croce. Il Natale non ha bisogno di grandi parole, anzi, ha bisogno di un'unica parola, Gesù, perché la parola Gesù, Cristo, si è fatto carne, è diventato carne. Allora non c'è più bisogno di granché, non c'è più bisogno di grandi discorsi, nemmeno di questo mio tentativo di omelia. C'è bisogno di accogliere nella nostra carne questa parola. C'è bisogno di diventare carne come la sua per dare testimonianza e vita. Sempre se ascoltavamo il testo della lettera a Tito di cui ho detto prima, avremmo anche ascoltato questa parola. Dice Paolo: apparirà la bontà, la benevolenza e l'amore del prossimo. Il testo però, tradotto con bontà in greco, è originale ed è molto bello, è Christotes, che dice Cristo. La benevolenza è trasformare noi stessi in Cristo. È facile? Forse no, ma è un cammino possibile. Se ci trasformiamo, facciamo di noi e in noi i sentimenti di Gesù, saremo veramente quella benevolenza e quell'amore al prossimo che dice la parola unica, il Logos che si è fatto carne, la nostra carne, la nostra vita diventerà in qualche modo cristificata, simile a lui, al suo comportamento, ai suoi sentimenti, ai suoi atteggiamenti. Entreremo in quella che possiamo chiamare la cultura della cura. Il Natale è essenzialmente cultura della cura. Maria accoglie il figlio, lo avvolge in fasce, lo depone in una mangiatoia. Non c'era altro, ma inizia l'immagine della cura. Termine che questa pandemia ci ha riportato fortemente alla nostra attenzione e al nostro impegno, al nostro dovere. Dobbiamo renderci conto che la vita nasce dalla cura, parte dal fatto che qualcuno si prende cura, e questo qualcuno è innanzitutto Dio con la creazione, e poi lo affida all'umanità, alle culture che si prendono cura. Ma ognuno di noi poi,
e chiamato crescendo, dopo aver sperimentato di essere stato curato, accudito, ha bisogno di prendersi cura del prossimo, della creazione e degli altri. E questo prendersi cura è l'amore che ci fa uscire e ci esalta in qualche modo, è l'esperienza dell'estasi. Vi voglio leggere, e ho portato il breve testo scritto, quanto dice Papa Francesco nell'ultima enciclica, Fratelli Tutti, al numero 88. È un numero breve, ma fondamentale per questo atteggiamento della cura e credo per oggi, per la situazione che viviamo. Dice così: dall'intimo di ogni cuore, tutti, l'amore crea legami e allarga l'esistenza quando fa uscire la persona da se stesso verso l'altro. Il Natale è questo, e Dio che è uscito da se stesso in Gesù ed è venuto verso di noi, verso l'altro che è l'umanità e la creazione. Continua il Papa: siamo fatti per l'amore, la carne che dobbiamo rendere amore. L'amore non è un sentimento qualsiasi, ma è una modalità di essere concretamente presenti nel mondo con la nostra fisicità e carne, verbum caro factum est. La nostra vita deve farsi questa carne di Cristo. Dice il Papa ancora: siamo fatti per l'amore e c'è in ognuno di noi una specie di legge di estasi. Legge di estasi. E qual è questa legge dell'estasi? Uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere. L'estasi non è quello che ci solleva in alto in chissà quale fantasia, staccandoci dalla realtà. No, è quello che ci fa uscire dal nostro egoismo ed individualismo ed incontrare gli altri e gli altri e l'altro che è Dio nel volto dei fratelli e delle sorelle, prendendoci cura. E questo accresce l'essere. Perciò, in ogni caso, l'uomo deve pure decidersi una volta per tutte ad uscire d'un balzo da se stesso. Ecco, mi sembra che questo breve numero 88 della meravigliosa enciclica Fratres Omnes ci dia e ci dica veramente il segreto del Natale. L'estasi, questa legge che Dio ha vissuto per noi e che rende possibile a noi di fare della nostra vita una vita cristica, simile alla sua. Allora, non lasciamoci rubare la luce del Natale, anche se è piccola, se è poca. Non lasciamoci rubare la gioia del Natale, anche se viviamo una situazione che ci porta ad altri sentimenti. Ma diciamo il Vangelo come gli angeli che annunciano una grande gioia che è per tutto il popolo e che abbiamo ascoltato e contemplato nel presepio. Lasciamoci contagiare da questa luce e da questa gioia che sono il contagio del Natale e diventeremo tutti capaci di tenerezza. Che il Signore allora insegni ad ognuno di noi a vedere con i suoi occhi,
ad ascoltare come Lui ascolta, a parlare come Lui parla, a diventare nella nostra carne simile alla sua carne della parola grande. E allora passerà ogni situazione di male e diventerà luce, e contageremo con l'unico contagio che veramente può salvare, che è quello dell'amore, della pace e della tenerezza. Che il Signore, che questo Natale, segnato dalla pandemia, ci insegni questa verità. Amen.